soluzioni che occorrono per far crescere il paese senza lasciare indietro nessuno. Dobbiamo prendere atto di quel che sta succedendo, c'è un pezzo di società con cui abbiamo, rispetto al quale abbiamo perso il segnale radar. Un attimo. E quindi il famoso tema della governabilità è legato a una grande questione sociale in questo momento. Questo è vero nel mondo, in Europa, in particolare da noi. Quindi bisogna riprenderla da una politica di protezione sociale, cominciare dai diritti del lavoro, non tirar via della precarietà, bisogna ridurre la forbice sociale attraverso una gestione corretta, buona della fedeltà fiscale e del welfare, più che dei bonus, abbiamo bisogno di un welfare sicuro e infine non per ultimo degli investimenti che diamo lavoro. E oggi col clima di deflazione, di stagnazione, gli investimenti privati sono difficili da attivare, c'è un ruolo del pubblico verso gli investimenti. E quindi se dobbiamo fare braccio di ferro in Europa e farci consentire del debito, deve essere solo per investimenti, solo per investimenti. Il resto dobbiamo vedercelo da noi con uno sforzo da chi ha di più e da di più. Ma dove dovrebbe essere indirizzato questa sorta di New Deal? Insomma, noi vediamo cosa c'è nel mondo, no? Nel mondo c'è un ripiegamento della globalizzazione, ci sono politiche protezionistiche che si affacciano. E quindi gli scambi commerciali stanno diminuendo, bisogna pensare ai mercati interni, bisogna che i lavoratori siano meno bastonati, se no non possono essere consumatori, la ruota non gira, non si può concentrare la ricchezza nel decile più alto della popolazione perché non possono mangiare 10 volte al giorno e la ruota non gira. Cerchiamo di tornare un po' ai fondamentali, su criteri di uguaglianza e di diritti del lavoro, perché se il lavoratore si indebolisce troppo, anche se calano i prezzi, i consumi non possono aumentare e la ruota non può girare. Questo è un punto basico. Il no è un voto per la casta? Figuriamoci un po'. No, per la casta, così sì, c'è chi dice, se la casta lo dice, sì. Dice la casta, insomma, tutti vedono in questi giorni la pressione un po' ricattatoria e minacciosa che viene da diversi operatori, anche della finanza, dell'economia, no? Non pensino di prendere gli italiani per lo spavento, non pensino che gli italiani hanno l'anello al naso. Decideranno con coscienza, non succede niente. È vero che non c'era nessuna ragione di portare l'idea che il nostro paese è sull'orlo di qualcosa, non c'era nessuna ragione di impugnare il tema costituzionale in quel modo. Se si fosse ricordati di qualche ricerca da Mandrei, che quando si parla di Costituzione i banchi del governo devono essere vuoti, perché il governo è un di cui della Costituzione, non può essere quello che l'impugna, l'imbraccia, cercando uno sfondamento nel consenso. Questo è stato l'errore iniziale e adesso abbiamo un paese diviso. Io dico però, calma, succede niente. Il giorno dopo siamo messi come il giorno prima, il governo deve andare avanti perché il governo non c'entra. E quindi la gente può discutere e decidere in libertà. Il governo non c'entra, ma hanno già detto che se vince il no, hanno già fatto capire, più che detto in modo esplicito, che uno nella vita fa quello che vuole. Io non chiedo certo che il governo vada a casa, ho dato 50 fiducie, sono pronto a darne un'altra ventina, tranne che sulla legge elettorale ho dato le fiducie, per amor di Dio. Dopodiché, naturalmente, sì, ciascuno deciderà, ma resta il fatto che noi ce l'abbiamo una maggioranza. Perché c'è il governo, c'è una maggioranza. E quindi, se, come sento anch'io dire, ma io me ne vado, insomma, il Presidente della Repubblica ha davanti una maggioranza, non sono grandi problemi, no, per mandare avanti la legislatura e il governo. Io dico che il governo deve restare, occuparsi dei temi sociali ed economici, perché lì c'è qualche correzione da fare, lasciare che il Parlamento lavori su una nuova legge elettorale che è indispensabile e prenderci quell'anno di tempo da qui al 2018 perché il sistema si rimette un attimo in ordine, si possa discutere e capire dove si va. Perché quando si parla di governabilità
non bisogna pensare solo ai meccanismi elettorali come si è visto nel mondo. Governabilità vuol dire un rapporto col problema sociale che c'è, se no non c'è governabilità in un paese complesso. Questa è la questione. Ma se il generale Noi è un'occasione persa per le riforme tanto attese? Insomma, noi ne abbiamo fatto una trentina di cambiamenti della Costituzione, limitati, cose eccetera, in tutti questi anni. Abbiamo fatto delle riforme che poi si sono rivelate non giuste. Sì, troppo avanti con questa macchina. Guarda il titolo guida. Quindi bisogna farle per bene le riforme, se no tocca farle poi due o tre volte. Indietro con la macchina tu. E adesso qui. A cosa si riferisce quando pensa un ambito democratico? Io penso che in un sistema ben bilanciato ci sono. Ecco, questo è un problema. Io dico che certo, io penso anch'io che bisogna dare più voce a chi non ce l'ha in comune. Noi, sai, questa critica all'establishment, da dove nasce? Nel mondo, ma anche qui. E dal fatto che non consegna la merce, non sta portando da nessuna parte. Che la gente pensa, la gente che è fuori, pensa. Ma insomma, tutti questi qui, in questi 10 anni, dove ci stanno portando? E quindi non ce la racconti, per favore. Qui c'è un pezzo di popolo che bisogna andare a riprendere. E io immagino una sinistra che mette i piedi laddove c'è il problema, dove c'è il disagio, dove c'è la gente che vuole rappresentare, e non dall'altra parte. Sali l'ultimo, ma come va tra la campagna elettorale che si porta avanti da De Luca in campagna? Come la giudica? Che è fuori classifica adesso, io non lo so, la prendo così con ironia oggi, però insomma si tratta di cose serie, di cose gravi, perché fare ironie, fare facili battute su una realtà che si sa invece essere molto esposta ai rischi di scambio improprio, di clientela, di subordinazione e subitanza dei cittadini e degli elettori, non si può scherzarci su una cosa così. Io conosco De Luca come un grande battutista, un paradossale, quindi posso fin pensare che lui abbia inteso fare delle battute un po' su, ma non si possono fare battute su una realtà che invece è molto, molto seria, molto seria, un episodio che non aiuta. Senta, le accozzaglie e i serial killer la spaventa di lui.